Benvenuto nel mio canale di cucina. Oggi preparerò dei buonissimi biscotti con i cornflakes, le rose del deserto, detti anche brutti ma buoni. Vediamo gli ingredienti: 160 g di cornflakes, 250 g di farina, 100 g di uvetta, 150 g di burro, 2 uova, una bustina di lievito per dolci, una bustina di vanillina e 150 g di zucchero. Ora passiamo alla preparazione. Per primo mettete in ammollo l'uvetta per almeno una decina di minuti, dopodiché scolatela e strizzatela bene. Poi in una ciotola unite lo zucchero e il burro ammorbidito a temperatura ambiente. Mescolate il tutto fino a che non otterrete una crema liscia senza alcun grumo. Dopodiché aggiungete le due uova e continuate a mescolare fino a che non risulteranno spumose. Quando le uova saranno voluminose, aggiungete la vanillina, sempre setacciata con un colino, e continuate a mescolare. Fatto questo, unite il lievito alla farina e, sempre setacciando, versatelo poco per volta alle uova e continuate a mescolare fino ad ottenere una crema liscia senza alcun grumo. Ottenuto una crema liscia e omogenea, aggiungete un pizzico di sale, mescolate bene il tutto, dopodiché aggiungete l'uvetta che avete scolato e strizzato bene bene, poi aggiungete i cornflakes mescolando di nuovo il tutto. Ora prendete un cucchiaio di composto e passatelo nel cornflake e adagiateli sopra una teglia ricoperta da carta da forno. Provate questa mia ricetta e ditemi cosa ne pensate. Se vi è piaciuta o non vi è piaciuta, lasciatemi un like, un commento. Cuocete i biscotti a 180 gradi per 25-30 minuti a forno caldo statico a metà forno, non troppo in basso perché rischiereste di bruciarli. Trascorso il tempo di cottura, ecco voi le rose del deserto appena sfornate. Lasciatele raffreddare e poi cospargetele con dello zucchero vero. Vi ringrazio per aver visto il video. Se non vi siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Io vi aspetto al mio prossimo video ricetta. Ciao ciao e a presto da Gian.